Benvenuti a tutti, innanzitutto. Finalmente inauguriamo il nostro laboratorio Storyselling. Siamo contentissime, c'è anche il mio cellulare che squilla. Anche il mio cellulare è contento. Siamo contentissime, è stato un lavoro piuttosto lungo ed arrivare oggi è già una grande soddisfazione e siamo emozionatissime. Ci presentiamo io, siamo cinque le organizzatrici, la ragazza che è andata fuori, lei è Teresa, Francesca, Arianna, Rossana, io sono Angela. Ci siamo ritrovate un giorno, tanti mesi fa, a condividere una curiosità, una passione, un desiderio di esplorare questo mondo molto articolato e affascinante che è quello dell'albo illustrato. Quindi, pur avendo esperienze molto diverse tra noi, cioè Dio, noi siamo tre illustratrici, loro invece laureate rispettivamente in lettere e in scienze dei beni culturali, condividiamo appunto questa passione che abbiamo voluto concretizzare grazie a Laboratori dal Basso, che ci ha dato la possibilità di mettere in piedi questo corso, questo percorso, grazie anche alla disponibilità dei docenti. E appunto iniziamo oggi con Maurizio Quarello, che insomma immagino che se siete qui conoscete bene. Io non voglio fare elogi perché sono poi divento troppo smilata, e, insomma, però siamo veramente contentissime che lui sia qui e che inauguri con noi questo percorso. Siamo elettrizzati quanto voi di ascoltare e capire il suo punto di vista, perché quello che abbiamo chiesto ai docenti non soltanto la testimonianza professionale ma anche una testimonianza di tipo personale, cioè ciò che li ha portati ad avvicinarsi al mondo dell'illustrazione, dell'albo illustrato da diversi punti di vista. Adesso Maurizio ci mostrerà, ci racconterà della sua esperienza di illustratore, poi si avvicenderanno altre esperienze e figure professionali. Penso di aver detto abbastanza tutto, so di essere diventata anche abbastanza rossa. Non so se volete aggiungere. Niente, volevo riportarvi questo. Ieri Maurizio ci chiedeva: ma chi ve l'ha fatto fare? E noi abbiamo detto: ci siamo, sì. Abbiamo semplicemente organizzato il corso dei nostri sogni a cui avremmo sempre voluto partecipare e siamo contenti di condividerlo con voi. Tutto qua. No, questa è una comunicazione di servizio, due parole per chi ci segue in streaming. Sappiamo che già c'è gente collegata, questo corso ha avuto un sacco di richieste anche per lo streaming. Chi vorrà potrà interagire con Maurizio Quarello anche attraverso internet, nel senso che se ci sono domande basta postarle sulla nostra pagina Facebook e noi, sì, per quanto ci sarà possibile seguire, però siamo comunque collegate, siamo con il computer, quindi cercheremo di stare dietro a tutto e possiamo porre noi stesse le domande che ci arrivano tramite internet a Maurizio Quarello. Intanto va bene così. Grazie, benvenuti. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti per l'appunto di Laboratori dal Basso, che è questa iniziativa regionale di Arti, che è l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e Bollenti Spiriti, che è il programma regionale per le politiche giovanili. E sono molto contento, ecco, di aver ascoltato, diciamo, la vostra emozione, le vostre parole, sentire che un laboratorio dal basso possa essere effettivamente il corso dei propri sogni, diciamo, è esattamente un po' quello che noi auspicavamo quando abbiamo ideato questa iniziativa. Laboratori dal Basso, per l'appunto, nasce per colmare i bisogni di apprendimento delle giovani realtà pugliesi e lo fa con un approccio dal basso, quindi bottom up, in cui per l'appunto sono proprio i giovani pugliesi, le giovani realtà pugliesi, a decidere sulla base delle proprie esigenze di apprendimento, a decidere a, diciamo, ritagliarsi il proprio percorso di apprendimento, individuando le tematiche, individuando i migliori docenti da cui apprendere e anche le modalità formative. Quindi
praticamente il nostro è un ruolo solo di facilitatori, la palla in mano a voi e siete voi per l'appunto a creare il corso dei vostri sogni, ecco. Adesso l'iniziativa Laboratori dal Basso, che si declina in tre azioni, laboratori, testimonianze e mentoring, due di questi avvisi sono ormai conclusi, si stanno realizzando tutte le iniziative approvate, quindi ci sono tantissimi corsi attualmente, tantissime testimonianze in programma. Se siete interessati a fruire di altri corsi, naturalmente seguite questo, poi visto che siete qui presenti siete interessati, ma se avete altri interessi seguite i nostri canali che sono il sito internet laboratoriodalbasso.it e la nostra pagina Facebook e troverete tutte diciamo, le iniziative in programma in tutta la Puglia, qualora non possiate comunque seguirle dal vivo. C'è quasi sempre lo streaming ove è possibile, invece l'unica iniziativa attualmente attiva è l'iniziativa di mentoring, quindi percorsi di affiancamento in cui le giovani realtà pugliesi, quindi associazioni e microimprese, vengono affiancate da esperti senior. E c'è tempo per applicare fino al 31 gennaio. Anche per questo trovate tutte le informazioni sul sito. Io vi ringrazio per essere qui, ringrazio naturalmente i proponenti perché se tutto ciò è possibile è solo grazie a loro, ringrazio naturalmente i docenti per aver, i docenti per aver accettato l'invito ed essere qui, naturalmente anche tutti voi. Siamo contenti, sono contento di vedere l'aula molto piena, io vi auguro un buon corso, ecco. Grazie. Bene, allora, buongiorno a tutti. Per prima cosa direi che potremmo cominciare presentandoci, così sappiamo un pochino chi siamo, anche perché credo che non tutti tra di voi vi conosciate già, dunque, voilà. Allora, sapete che purtroppo bisogna parlare col microfono. Comincio io, mi chiamo Maurizio, faccio l'illustratore e insegno da alcuni anni all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Quindi molto brevi, grazie. Prego. Mi chiamo Ketty Formaggio, lavoro da diversi anni nell'ambito del fumetto come colorista e vorrei intraprendere la carriera di illustratrice, quindi sono qui per imparare. Ciao, io sono Sabrina, non c'entro nulla con il discorso di illustratori, sono una fashion designer e in realtà vorrei intraprendere una strada completamente diversa, che forse si avvicina più a quello di illustratrice. Basta. Ciao, io mi chiamo Daria, non sono italiana, sono russa e pugliese di adozione, sono di San Pietroburgo. Vivo qua da 10 anni, sono già laureata a San Pietroburgo in illustrazione, l'arte del libro, e ho una piccola agenzia di pubblicità a Foggia e, insomma, faccio illustratrice per quando è possibile in mondo editoriale italiano. Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e ho una piccola libreria indipendente in provincia di Bari. Sono molto appassionata di letteratura per l'infanzia, adoro gli albi illustrati di qualità e per questo sono qui. Ciao, sono Rosalba, ho fatto una scuola del fumetto a Roma diversi anni fa e mi piace molto l'illustrazione, per questo motivo sono qui, insomma, per imparare qualcosa in più. Io sono Francesca, laureata in conservazione dei beni culturali, disegno per piacere e... interessata comunque alla letteratura per bambini. Ciao, io sono Ilaria, sono laureata in scienze della comunicazione, quindi lavoro come grafico, però mi sto appassionando all'illustrazione da un qualche mese, quindi volevo imparare qualcosa in più. Ciao a tutti, io sono Fabrizia. Ho studiato architettura ma non faccio l'architetto, lavoro con i bambini attraverso tecniche creative, l'arte, la ceramica, la pittura. Ciao, sono Luana, ho fatto anch'io un percorso artistico dal liceo all'Accademia di Belle Arti, sono un'aspirante illustratrice. Scusa, non il nome, stavo ancora scrivendo. Luana. Ok, grazie.
Allora, io sono Marisa, e ho studiato storia dell'arte e mi occupo di artigianato digitale che vorrei combinare con l'illustrazione, insomma far convergere le due cose. Sono Teresa e mi interesso di storie, di narrazioni per immagini e tutti insomma, i mezzi che riguardano appunto la comunicazione di una storia, quindi anche l'illustrazione mi interessa da questo punto di vista. Ciao, sono Domenico. Mi piacerebbe conoscere, approfondire meglio questo mondo. Buongiorno a tutti, sono Titti, lavoro come biologa, quindi sono un'infiltrata, mi diletto soltanto così nel disegno. Ciao a tutti, sono Stefania, di lavoro faccio il grafico, però mi piace definirmi un'aspirante illustratrice prestata alla grafica, chissà. Ciao a tutti, sono Erika e sono una studentessa di giurisprudenza, quindi non c'entra nulla con questo, però sono molto affascinata dal mondo dell'illustrazione e per questo sono qui. Ciao, io sono Antonella, faccio teatro, però mi piace tanto scrivere e in generale sono appassionata di illustrazione di albi illustrati. Ciao, buongiorno, Luigi. Suggerisci attore, burattinaio e basta. Sono Marianna, mi occupo di teatro, in particolare di teatro di figura e quindi dell'unione tra illustrazione e teatro di figura. Spesso partiamo proprio per il teatro di figura dalle illustrazioni, in particolare Luzzati o Nicoletta Costa. Ciao, io sono Nardina e sono un'attrice. E sono qui perché sono stata spinta dalla curiosità. Io lavoro anche con i bambini, quindi insomma. Boh. Ciao, io sono Rossana, sono laureata in Scienze dei Beni Culturali e sono molto appassionata di illustrazione, non solo per l'infanzia, però in questo caso mi interessa molto approfondire quello che è tutto il settore, non solo l'illustrazione, ma questo campo a 360 gradi. Io sono Angela, sempre quella di prima, sono un'illustratrice e ovviamente sono qui perché sono innamorata di questo mondo, quindi voglio scoprirne il più possibile. Ciao a tutti, io sono Arianna e sono anche un'illustratrice, nient'altro da aggiungere. Okay. Io sono Francesca e sono anche un'illustratrice, che deve imparare ancora un sacco di cose però per questo. Allora, intanto abbiamo notato che le illustratrici sono nascoste tutte all'ultimo banco. Sì, va bene. Ok, va bene. Allora, abbiamo 2 giorni, 12 ore e un sacco di cose da dire e da fare, per cui procederemo molto sparati. Questo non vuol dire che non dobbiate interrompermi e farmi il milione di domande che avrete, che vi frulla in testa. Allora, non so se abbiate già visto il programma del corso indicativo, comunque oggi ci concentreremo soprattutto sulla teoria e cominceremo oggi pomeriggio a parlare un pochino di storyboard, di composizione, studio del personaggio. Domani invece sarà una lezione più pratica e quindi ci concentreremo sul mettere in pratica quello di cui parleremo oggi. Quindi soprattutto un minimo di storyboard e vedere di studiare un po' di personaggi. Dunque ci basteranno fogli e matite. Io credo che gli strumenti fondamentali per un illustratore, quelli che non possa mai non avere appresso, siano un paio di matite più morbide e più dure, qualche foglio da schizzi e poi dopo la gomma pane, che è un altro strumento assolutamente indispensabile, anche perché un'illustrazione può essere un buon disegno fatto come Dio comanda senza anche l'aggiunta di colori. Dunque questi sono gli strumenti fondamentali che vi consiglio di avere sempre con voi.
Allora, intanto, no, prima cosa chiederei a loro, ho una sorta di rimbombo nell'orecchio che mi sembra di avere un raffreddore terribile, se si può eliminare. Va meglio, prova a parlare. Sì, direi che adesso sì. Ok, va bene, grazie. Allora, primissima cosa, che cos'è l'illustrazione? Allora, per semplificare al massimo possiamo dire che si tratta di un'arte applicata, vale a dire che a monte c'è una commissione e dunque un committente. Questo cosa significa? Da una parte ci lega alla storia dell'arte, perché fino alle avanguardie l'arte è sempre stata arte applicata. Pensate a tutti i grandi pittori del passato, scultori, architetti. C'era sempre un committente, quindi in quei casi in genere un papa, un alto prelato o una casa nobiliare che proponeva il lavoro. Questo significa avere delle regole da seguire, che nel caso dell'illustratore in genere sono un formato, un testo da illustrare, un testo o un argomento e una serie di richieste, spesso di tipo artistico, che vengono fatte. Un altro lato importante dell'illustrazione è che, per riassumere in assoluto, potremmo dire che si tratta di raccontare per immagini. Raccontare che cosa? Raccontare un testo più o meno lungo. Se si tratta di un testo molto breve, in genere parliamo di albo illustrato. Se si tratta di un testo lungo, passiamo al romanzo illustrato. E poi ne parleremo abbondantemente. Ma non solo testi illustra chi fa il nostro mestiere, perché si può trattare di articoli, ad esempio, e qui andiamo sulla press, e quindi riviste, quotidiani e via dicendo. C'è poi l'illustrazione non fiction, cioè quella scientifica, didattica, naturalistica e via dicendo. Quindi i testi che noi possiamo illustrare, le storie che noi possiamo raccontare con immagini sono molte e diverse, e non è sempre detto appunto che siano esattamente delle storie. Abbiamo accennato ai campi d'applicazione, ve ne ho detti alcuni. La grande suddivisione fondamentale è tra fiction e non fiction. La fiction è l'illustrazione di fantasia, quindi va dall'albo illustrato al romanzo illustrato, la poesia e via dicendo. La non fiction, definizione da manuale molto semplice, è tutto quello che non è fiction. Questa è proprio la definizione sua, quella che non riesco a ficcare in testa ai miei studenti in accademia. Non ce la fanno a ricordarlo. Allora, questo cosa significa? Che c'è il ventaglio è assolutamente molto ampio. Vi ho accennato prima la naturalistica, la scientifica, la didattica, la parte della scolastica. Poi c'è l'illustrazione pubblicitaria e l'illustrazione per la press. La press, abbiamo detto, quindi quotidiani e riviste, cartacei e online. Spesso se ne parla poco, si tende a concentrarsi solo sull'albo illustrato come campo d'applicazione fondamentale, ma questo non è sempre vero ed è anche molto interessante, io credo, per un professionista affrontare specializzazioni diverse in questo campo. Non è facile, ma assolutamente interessante e affascinante. Tra l'altro so che nei prossimi giorni avrete anche un corso tenuto da un'illustratrice che si occupa
prevalentemente di press. Quindi io vi accennerò solo qualche cosina. Ho cominciato da alcuni anni a occuparmi di press, ho anche fatto qualcosa di pubblicitaria, però diciamo che la mia specializzazione assoluta è albo e racconto illustrato. Allora, l'illustrazione è un'arte piuttosto giovane, quindi è naturale che prenda di qua e di là da altre discipline artistiche. Allora, naturalmente la pittura, soprattutto per quanto riguarda le tecniche, ma anche l'incisione, perché se ci pensate, l'incisione, la xilografia, sono nate per l'illustrazione, per poter riprodurre in molte copie una stessa immagine. Pensate al libro di Norimberga, ma alle Bibbie, alla Divina Commedia, insomma. Quella è tutta incisione che però nasce come illustrazione. Quindi rimane una parte importante. Che altro? Il fumetto sicuramente. Ci sono alcuni linguaggi in comune, anche se altri sono completamente differenti. Dopotutto si parla di immagine seriale. Altra disciplina che ha a che fare con l'illustrazione è il cinema d'animazione. Può capitare che un libro diventi un'animazione, quindi e poi comunque anche la caratterizzazione dei personaggi è sempre molto vicina. Così come il cinema inteso come grande cinema, che cosa voglio dire con questo? Noi raccontiamo per immagini. Il regista fa la stessa identica cosa. La differenza sostanziale che possiamo individuare è che noi scegliamo solo alcuni fotogrammi, che diventano quelli indispensabili per raccontare una storia. Di questo parleremo parecchio. Come scegliere questi momenti fondamentali per raccontare, e quindi stiamo parlando di interpretazione personale. Immaginate un po' l'illustratore come non solo il regista, fa anche il cameraman, fa il truccatore, fa il costumista, fa lo scenografo, direttore della fotografia, tecnico delle luci e il casting. E a fine giornata anche la donna delle pulizie. Io poco, ma insomma anche questo è un compito suo, almeno i pennelli li lavo, quindi anche donna delle pulizie. Con quali altre discipline va? La grafica sicuramente. Dopotutto l'illustratore lavora sempre con un testo, questo significa che ha a che fare con la grafica, coi font, dunque un minimo sarebbe bene conoscerlo perché diventa molto utile, ci facilita di molto il lavoro. E questo è più o meno quanto. C'è qualche domanda? Videogiochi anche? Beh sì, non prende, diciamo che sono piuttosto i videogiochi che prendono dalla registrazione, perché sono arrivati dopo, sì. E anzi, c'è bisogno di buoni illustratori anche in quel campo lì, perché la perfezione tecnica è arrivata a livelli altissimi, però probabilmente la qualità artistica non è andata di pari passo, per cui quello può essere un campo interessante, soprattutto per chi è appassionato. Nessun'altra domanda? Sono stato perfetto. Allora, prima ci siamo presentati tutti quanti. Carlo Molinari. Carlo.
E fai? Illustratore. Ah, ok. Un illustratore al primo banco solo perché è arrivato ultimo, perché sono tutte radunate là dietro. Ok. Benissimo. Allora, qualcuno mi dice che cos'è l'albo illustrato, secondo lui? Nessuno ha un'idea di una definizione? Microfono. Allora, l'albo illustrato per me è un oggetto adesso abbastanza complesso, di cui bisognerebbe vedere varie sfaccettature. All'inizio, quando mi sono avvicinata all'illustrazione, guardavo solo le illustrazioni degli albi illustrati. Adesso invece mi colpisce, spero quasi tutto, il formato, la carta, il testo, il rapporto dell'illustrazione col testo, anche la scelta del formato con le immagini e col testo. Quindi per questo è diventato veramente un oggetto molto complesso, dove mi rendo conto adesso che magari trovo che le illustrazioni sono bellissime, ma non mi piace il formato che è stato scelto per contestualizzarle. Oppure trovo che il rapporto con il testo non sia soddisfacente, oppure il testo è buono e le immagini no. Prima tutto questo non mi scalfiva minimamente. Penso che questo è... Perfetto, sì, ci siamo. Infatti la definizione potrebbe essere proprio un libro in cui l'immagine non può reggere senza il testo e viceversa. Quindi testo e immagine sono compenetrati e hanno altrettanta importanza. Qualcheduno starà pensando ad esempio al Silent Book e dice, ma lì il testo non c'è. Silent Book avete presente che cos'è? Tutti? Ok, lì comunque, libro senza testo, giusto per... Sì. Però lì considerate che l'idea è altrettanto importante, c'è un'idea sotto, è come se ci fosse un testo, perché l'idea, anzi, a maggior ragione, visto che non c'è un testo stampato, diventa ancora più importante. Quindi l'albo illustrato è un libro in cui testo e immagini non possono reggere l'una senza l'altra. Il romanzo illustrato ovviamente diventa un'altra cosa. Il romanzo illustrato, purtroppo, perché sarebbe una cosa molto divertente da fare, quando mi capita io mi ci diverto molto, non è così presente sul mercato come l'albo. Questo perché in genere man mano che si invecchia ci si interessa meno all'immagine. È un classico che i formati diventino più piccoli e le illustrazioni diminuiscano, perché i ragazzini cominciano a pensare che quando ci sono le illustrazioni sia una roba da bambini. È un problema che riscontra anche il fumetto, mi credo. Sì, Glielo dico. Diamoci del tu, che è più semplice. Perché lavoro nell'ambito di fumetto e i fumetti vengono ancora considerati... Una cosa per bambini. È un problema che hanno anche i fumetti, perché i fumetti vengono considerati ancora cose per bambini. Quando... Adesso le graphic novel o comunque la letteratura a fumetti anche straniera dimostra che in realtà cose per bambini non sono affatto. Quindi, per esempio, prendo i fumetti di Igor che è andato in televisione da poco sulla Rai, non sono affatto fumetti per bambini. Sicuramente no. E questo è uno un po' dei problemi del mercato italiano, perché poi alla fin fine la distinzione, visto che stiamo parlando di prodotti, il fumetto come libro e il libro illustrato sono prodotti che stanno sul mercato, fondamentalmente la vera grande differenza è lo scaffale su cui vai a mettere questi prodotti. Perché poi vi farò vedere alcune immagini di libri miei. Io ho fatto un libro che è proprio per adulti, per orecchio acerbo, ma è una collana per adulti. E infatti è un libro horror. E fa veramente paura, io lo leggevo da ragazzino, Stevenson, e fa veramente, veramente inquietante.
Nelle librerie in cui è stato messo sullo scaffale giusto, e cioè vicino alle graphic novel per adulti, è andato via come il pane. Nelle librerie dove l'hanno messo sullo scaffale con gli altri libri orecchio acerbo, quindi più o meno per bambini, più o meno piccoli, non se n'è venduto uno. Dunque, fondamentalmente, è come si promuove un prodotto, perché siamo artisti, ma facendo arte applicata lavoriamo su dei prodotti. Questo non è mai da dimenticare. Questo può fare la differenza tra un bravo illustratore che vive del suo mestiere e un bravo illustratore che invece non ci vive. Quindi ricordarsi sempre il mercato. Questo non significa essere, come dire, commerciali o svendere la propria arte. Significa essere furbi. Dunque, quindi la differenza tra albo e romanzo illustrato l'abbiamo chiarita. Poi, dicevamo, il romanzo illustrato non è così presente sul mercato. In altri paesi lo è di più. Per esempio, in Francia esiste molto di più, c'è un mercato più importante. Anche lì però non è ancora così grossa la fetta di mercato, purtroppo. Io vedo tra i miei studenti che molti vogliono fare illustrazione, ma non la vogliono fare per bambini, vorrebbero farla per adulti. L'illustrazione per adulti esiste più o meno. Perlomeno esiste molto, però non nel libro illustrato. Come vi dicevo prima, piuttosto press e pubblicitaria. È un mercato che si sta aprendo, soprattutto io credo lo stanno aprendo gli appassionati di illustrazione, che sono sempre alla ricerca di novità e vorrebbero trovare appunto il libro illustrato per adulti. Così come il mercato per bambini in un certo senso sta andando in questa direzione. Se ci sono magari i grossi editori commerciali che continuano a fare libri per bambini, ci sono altri piccoli editori che, soprattutto se andate a vedere sul mercato francese, che non sono per bambini. Il formato è quello, il numero di pagine è quello, l'impostazione grafica, testo immagine è quella, però i libri sono decisamente rivolti agli adulti. Questo può essere un bene, può anche non esserlo, perché è abbastanza difficile tenere in mano la situazione, gestirla come si deve, non è così semplice. Allora, certo. Prima hai parlato di prodotto, giustamente l'albo, il libro, l'albo illustrato come prodotto. Mi sono chiesta una cosa, insomma, guardando un po' le illustrazioni recentemente, è un mondo che cambia velocemente. Mi sono chiesta quale influenza possono avere le mode e se un illustratore magari debba essere tentato di fare l'occhiolino a un certo modo di disegnare o no, proprio per la questione di essere furbi. Non so se poi effettivamente si è furbi oppure molto ingenui nel fare questa cosa. Ecco, è una cosa che mi... Mm-hmm. La questione delle mode è... Boh. Sì, questa è una bella domanda. Allora, sicuramente è bene tenersi aggiornati, il più aggiornati possibile, per cui tenere sempre d'occhio gli editori più importanti, non solo del proprio paese, ma dei paesi più vicini, dei mercati che possono interessarci. Seguire quali sono le mode, le tendenze, se per esempio adesso va moltissimo il... mi sfugge, la serigrafia. Si vedono libri serigrafati ovunque. Allora, seguire le mode? Io non credo. Seguire le mode significa, numero uno,
fare degli sconti al mercato, cioè rinunciare alla propria, o almeno a una parte della propria libertà, piegare la propria creatività, e non è mai una cosa positiva, secondo me. In più non è detto che tutte le mode possano appartenerci, che il nostro stile possa essere declinato secondo quella moda lì, altro problema. E poi il problema fondamentale, anche volendo fare i furbastri, è che ogni tecnica va sperimentata, va studiata. Quando l'abbiamo capita, cioè l'abbiamo sulla punta delle dita, allora cominciamo a lavorare sul nostro progetto. Tempo di spedirlo, la moda è finita. Allora è meglio tenersi informati, va bene, ma sarebbe meglio lanciarle le mode piuttosto che seguirle. A meno che non si sia già molto presenti sul mercato, non si sia molto attenti e si sia pronti a entrare subito nel gioco. Però insomma io penso che sia meglio fare quello che ci si sente, anche perché le mode passano in fretta, il classico vince sempre. Tanto per fare un esempio, Roberto Innocenti, lo conoscete tutti? Almeno un po'? Ok. Può piacere o non piacere, ma non gli mancheranno mai le commissioni. In 100.000 anni non gli mancheranno mai le commissioni, ed è il classico più classico che ci sia. Oltretutto, se ci pensate, è un classico molto molto italiano, perché lui si rifà ai figurinisti, alla tradizione nostra, eppure piace in Francia, piace in America, piace in Germania, credo che abbia pubblicato in 35 o più paesi, dunque voilà. Ci sono classici che forse sono più affascinanti, e non è detto però che voi dobbiate essere classici. L'importante è che lo stile sia vostro, che sia forte. A questo proposito entriamo subito in un altro argomento. La tecnica. Non è la tecnica che fa lo stile. È qualcosa di più sottile. La tecnica, che deve essere ben studiata, potremmo vederla come un bel vestito. Voi immaginate un completo di sartoria tagliato su misura. Allora, è importante chiaramente come ci si presenta, ma un bel vestito non fa un bell'uomo o una bella donna. Quello che conta è quello che ci sta sotto, e non solo dal punto di vista anatomico, ma anche dal punto di vista della personalità, del carattere e via dicendo. Stessa cosa vale per l'illustrazione. Allora, diciamo che l'anatomia di questo personaggio, che deve funzionare all'interno di questo bel vestito tagliato su misura, l'anatomia è il disegno. Il disegno è la composizione. La personalità, il carattere di questa persona è la vostra interpretazione personale. Più o meno chiaro? Dunque, se il disegno è buono e funziona, perché non si tratta di fare un bel disegno accademico, quello può andare bene, ma non è necessario. Ci sono tanti illustratori che sanno disegnare così e cos'ha. Però le illustrazioni sono illustrazioni, sono narrative, sono forti. Io non dico niente dei colleghi, non vi dirò mai qual è uno dei miei colleghi. Ce ne sono parecchi. E a volte mi sa che ti tocca ripetere tutto. Devo fare il nome pure. Dicevo, Anna Juan è una di quelle che secondo me, non per io lo ammiro molto, non è molto brava nel disegno, però appunto nella narrazione, attraverso le linee, attraverso il colore, attraverso appunto, come diceva lei, la struttura compositiva della... Diamoci del tu. Va bene. Attraverso la struttura compositiva dell'immagine lei riesce a rendere l'idea appunto della storia nel complesso, appunto. E questo è quello che deve fare un illustratore. Però a modo suo, tu dici che non disegna bene, io non...
non dico nulla in proposito, non mi sbilancio, però è un disegno che funziona. Certo. E il disegno deve funzionare, cioè deve essere finalizzato a raccontare storie, quindi deve essere narrativo e deve essere adatto al target. Questo è fondamentale perché, tanto per capirci, più l'età del target cresce e più si va verso il realismo. Al massimo, con l'età che aumenta dei possibili fruitori, possiamo giocare di più sul grottesco, sul brutto, sul grottesco proprio. Altrimenti si va verso il realismo. Quindi è anche importante che un illustratore sappia gestire la fascia d'età a cui si rivolge. Dunque, per capirci molto semplicemente, il rapporto testa-corpo, per dire, a seconda dell'età, man mano che cresce l'età, sarà questo, indicativamente. Così come se gli occhi rotondi vanno bene in questo momento, non andranno più bene in questo. Sì. Ma perché per un target adulto non si raggiunge un'assoluta sintesi, diciamo così, nel disegno? No, sì. Può essere sintetico, ma le proporzioni in genere sono più realistiche. Comunque si va verso il... Sì, se parliamo di figurativo, ma se parliamo di un'illustrazione molto astratta, anche senza... Beh, l'illustrazione di per sé tende a essere molto figurativa. Sì, sì. A meno che adesso non mi ricordo più come si chiami. Vabbè, anche Miró e Picasso possono essere illustratori, loro sono andati sulla sintesi più... Ci sono pittori che sono stati molto vicini all'essere illustratori. Chagall, ad esempio, sì. Per dirne uno che è... Malevich, insomma, sì. Ce ne stanno. Anche. Quindi Malevich, non Malevich. Malevich, ok. Buona sapersi. Dunque, dicevo, mi sono perso le proposte. Ok, questo è più o meno quanto. Sempre in relazione alle caratterizzazioni, bisogna fare attenzione ai diversi mercati. Per esempio, l'espressività del personaggio è fondamentale per gli europei e a maggior ragione per francesi, spagnoli, italiani, quindi per i mediterranei. Invece, man mano che ci si sposta verso Oriente fino ad arrivare in Cina e soprattutto in Giappone, diventa meno importante, anzi, non lo è quasi più affatto, e questo semplicemente per la nostra tradizione. Se pensate alla pittura, o meglio alla xilografia classica cinese e giapponese, i personaggi non sono praticamente mai espressivi. Questo perché in quei tipi di cultura mostrare i propri sentimenti è considerato assolutamente un male. Il volto deve rimanere impassibile. E questo si riflette evidentemente poi dopo nella loro espressione artistica. Mentre da noi è tutt'altro. Quindi anche in questo caso bisogna stare attenti. Altre differenze di questo tipo si trovano ad esempio tra il mercato dell'Europa meridionale e quello anglosassone. Dalle nostre parti c'è molta più libertà
ci sono molti meno tabù nell'albo illustrato, mentre nel mercato anglosassone sono moltissimi. Per esempio, qui abbiamo, poi ve li farò vedere, sono alcuni albi che ho portato, che sono un po' dei classici. C'è Chi me l'ha fatta in testa, che non so se conosciate. Questo è il capostipite dei libri fecali, chiamiamoli così, o intestinali. Questi sono argomenti assolutamente tabù nel mercato anglosassone. Per esempio, io quando lavoro per gli americani, per evitare, a parte che non posso mettere ad esempio gli occhi rotondi, le teste troppo grosse e via dicendo, ad esempio ai personaggi femminili evito di mettere il seno, le faccio piatte, così non mi vengono a dire ma ce l'ha troppo grosse, c'è coso, i bambini poi che dicono e via dicendo. Per farvi un altro esempio, mi è successo sull'ultimo libro che ho fatto per gli americani, era il Remida. A un certo punto scende giù Bacco per fargli, insomma, per esaudire il suo desiderio, che tutto quello che tocca diventa oro e via dicendo. E io lo faccio scendere giù su una nuvoletta. Essendo un dio greco, ha una tunica. E stando in alto, ovviamente Remida da sotto guardava così. E l'editore americano mi ha detto: sta attento perché sembra che gli guardi sotto la tunica. Allora, ora io dico, ci va veramente qualcosa che non funziona tanto bene. La malizia diventa, insomma, ne parlavo una volta invece con una scrittrice francese che aveva già pubblicato 20 libri e aveva un editore americano che comprava i diritti di tutti i suoi libri. L'unico che non ha comprato è perché il protagonista era un elefantino e secondo l'editore americano aveva la proboscide troppo lunga. Cosa possa girare nella testa di un editore che fa una valutazione del genere, lo lascio stabilire a voi. Mm? Proboscidato? Sì, con la proboscide molto lunga. E pubblicato anche in Francia. Mm. In Italia no, però. Vabbè. Però. Ok. Ad esempio, nel mercato spagnolo invece ci si può permettere praticamente tutto. Non esiste praticamente un tabù. Tanto per capirci, ho cominciato pubblicando uno dei miei primissimi libri per un editore svizzero, che era Bohème Press, quindi della Svizzera tedesca. E in una tavola finale, la bambina protagonista riusciva a tornare a casa e si sedeva per pranzare con i genitori. Io ho messo una bottiglia di vino sulla tavola e l'editore aveva detto mai vino e sigarette, Otakar, Bosejowski, von Ravenhoff, mai alcol e sigarette negli albi illustrati, che non è assolutamente vero, perché poi dopo negli albi francesi, ma anche spagnoli, ce ne sono in abbondanza. Piccolini. Chiaro che se il protagonista diventa il vino, sono tutti imbriachi, non va più bene neanche per gli spagnoli, forse. Sì? Mi ha sempre incuriosito la questione della morte, scusate, perché io per qualche tempo ho colorato i libri di Geronimo Stilton, no? E mi ricordo che mi rimase impresso che la questione della morte in quel non si poteva trattare, addirittura c'era una scena in cui c'era una bettola di mare dove c'erano i marinai e c'era un pesce, i pesci appesi. Ci fecero togliere all'illustratore il pesce perché il pesce era stato ucciso. Quindi non si può accennare alla morte. C'è questo tipo di tabù in Italia? No, perché l'ho visto in altri albi, però per la tua esperienza, se ci puoi dire qualcosa a riguardo.
Sì, in Italia effettivamente mi vengono in mente pochissimi libri. Uno purtroppo non l'ho portato, che è un capolavoro assoluto, è L'anatra, la morte e il tulipano di... È uscito in Italia, però hanno acquistato i diritti ed è stato pubblicato in Italia. In origine credo che sia uscito in Germania. Ma è uno dei pochissimi libri in cui si parla della morte. È un peccato perché ai bambini effettivamente interessa. Quando riesci a parlarne in maniera così poetica, ma allo stesso tempo dura, tipicamente tedesca in un certo senso, come è riuscito a fare Elbruck in questo libro, che consiglio a tutti. L'anatra, la morte. Allora, l'anatra, la morte e il tulipano. Mi sembra che siano edizioni EO. Credo, perché... Sì, EO. Maurizio, potresti scrivere l'autore anche? Sì, qua ho due libri suoi, uno è questo e poi li guarderemo. Sì, è abbastanza un tabù che continua a essere tale, non se ne vedono libri ed è un peccato. Così come ad esempio il sangue anche. Il sangue in genere si mette poco o niente, si fa in modo comunque quando è proprio necessario di censurarlo in qualche modo, di farlo di un altro colore. Sì, 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 decisamente. In Spagna si può fare un pochino di più. D'altra parte, adesso non voglio farne una questione, poi magari qualcheduno mi dà dell'anticlericale, però il problema è un po' che in Italia la Chiesa ha molto potere, diciamo così, dunque... Alcuni argomenti si toccano poco. Questo forse ve lo racconterà anche Fausta nei orecchi nei prossimi giorni, ma sono molti i tabù che è meglio non andare, o meglio, per me è meglio andare a batterci sopra, ma insomma. Avano, non so se conoscete Mio Miao, libro di Orecchio Acerbo. Sotto l'apparenza da libro per i piccolini c'è un messaggio forte. In pratica la storia è molto, molto semplice. Un bambino con un gatto. Il bambino vuole mettergli il cappellino, vuole farlo giocare come dice lui. Insomma, quello che in genere i bambini fanno con cani e gatti, che li tendono a considerarli come dei giocattoli. Nella prima parte del libro. Nella seconda parte del libro c'è la rivincita del gatto che finisce per spiegargli che lui non è di sua proprietà, il rapporto che possono e devono avere è quello di amicizia, ma molto delicato, molto fatto per i piccoli. Come hanno mandato la presentazione in giro ai vari quotidiani e riviste, come si chiama il giornale del Vaticano? Dall'Avvenire gli hanno subito domandato che cosa volevano dire con questo libro. Cioè hanno capito subito che il discorso di base era quello del gli animali sono creati per l'uomo, che come dice la Bibbia e le grandi religioni monoteiste, dunque, sono subito andati a capire qual era il discorso che voleva fare l'autore. E naturalmente di conseguenza l'editore, per cui sono molti i tabù con cui si ha a che fare. Si può pensare di non andarli a toccare o si può pensare di andare a batterci dentro anche duramente. Per esempio in Spagna io ho illustrato un libro con due principesse che si innamoravano e finivano per sposarsi. È l'unico di tutti quelli che ho pubblicato con quell'editore spagnolo che non sono stati comprati in Italia, l'unico.
gli altri 6 o 7, non mi ricordo quanti fossero, sono stati tutti acquistati in Italia. Quello no. Questo giusto per dare un'idea un po' delle differenze tra i vari mercati. Qualche domanda, qualche curiosità? Mi incuriosisce questa tematica della morte del sangue, cioè mi sembra bizzarro il fatto che, cioè mi è anche stupito il fatto che sia ancora così tanto un tabù. Assolutamente, perché, sì. Comunque, visto che mi piace molto la scrittura per l'infanzia, mi occupo anche di teatro per l'infanzia, e da un punto di vista psicologico credo che sia invece stato ampiamente discusso, cioè detto e dichiarato quanto sia importante nelle storie raccontare il nero, cioè che l'operazione disneyana fatta di dare un lieto fine a tutte le storie, di eliminare le sorellastre che cavano gli occhi, cioè gli uccelli che cavano gli occhi alle sorellastre, come aveva fatto Grimm nella fiaba originale, è un errore, perché invece il bambino deve conoscere quella parte oscura e nera, è fondamentale, sì, che sia così. Assolutamente sì, però si torna al discorso della pubblicazione, se ti del pubblico. Prodotto, del prodotto che deve stare su uno scaffale, deve essere acquistato. Quindi chiaramente i bambini sarebbero affascinati, li leggerebbero molto volentieri. Quale bambino, soprattutto se bambino maschio, non è felice di vedere sangue quando il cavaliere ammazza il drago? È felice, teste mozzate e tutto il resto. Le mamme sono meno propense ad acquistare un libro di questo tipo, per cui si cerca un pochino di accontentare entrambi. Ed è questo un po', questa un po' la ragione per cui l'illustratore, l'editore, l'autore possono far passare dei messaggi molto forti, magari mascherandoli un pochino. Questo è uno dei compiti, chiaramente. È il mestiere nostro richiede un certo impegno sociale, secondo me. Dunque, a volte è bene utilizzare i sentieri già segnati, quelli istituzionalizzati, per far passare un messaggio, piuttosto che andare a scontrarsi come un caprone infuriato contro un muro. Allora, a volte forse è meglio utilizzare un sentiero già segnato per raggiungere l'obiettivo che vogliamo. Ciò detto, anche secondo me ci sono argomenti di cui si bisognerebbe parlare tranquillamente con i bambini. Uno di questi è la morte, sicuramente, perché i bambini comunque si scontrano già da piccoli con la morte del cane, del gatto, del nonno e della nonna e via dicendo. Dunque, non si parla neanche di malattia? Molto poco, in genere se ne parla, ma se ne parla con delle metafore, non... Sì, 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 beh, quel tipo di malattie, sì, io parlavo delle malattie gravi, mortali. Sì, beh, di questo, sì, c'è un librone che se non conoscete vi consiglierei di vedere sulle malattie, che era I mostri ammalati, pubblicato anche in Italia, che ha vinto il premio, il Bologna Award qualche anno fa, e c'erano tutti i mostri con le varie malattie, che era anche divertente. Allora, dunque... Magari diamo un'occhiata a qualcheduno di questi albi. Allora, cominciamo da questo qua, se volete venire avanti perché è piccolino. Allora, questo, come ho detto, è il capostipite dei libri, chiamiamoli intestinali. Ci sono poi intere collane su altre attività del basso ventre, cioè quello un'intera collana sulle scoregge in Francia. Insomma, lui è il capostipite e questo è fatto veramente bene. Questo era un tabù, ad esempio, perché è il primo libro in cui se ne parla in questa maniera. Non so se lo conosciate. E in Italia è uscito così piccolino, c'è anche quello grande, ma col peluche anche della talpa? No,
In Francia è uscito col peluche della talpa. Sì, 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 chiaramente, completa. Allora, è molto... Allora, intanto guardate come è costruito. La composizione rimane sempre la stessa. Questo per dare continuità a un racconto che è molto semplice. Era inutile abbandonarsi a giochi di prestigio, perché qui non sono necessari. Il soggetto è forte, è divertente, dunque tutta l'importanza rimane sullo svolgersi piano dell'azione. Praticamente il fondale rimane sempre lo stesso. Dunque, una talpa una mattina esce dalla sua tana e qualcuno gliela fa in testa. Allora, va in giro per cercare il colpevole, evidentemente per vendicarsi. Incontra il piccione, di un po' piccione, squitti, sei tu che me l'hai fatta in testa, io? Ma no, figurati, io la faccio così. E poi la descrive, uno schizzo lattiginoso, schizzo, insomma, e voilà, una. Poi incontra il cavallo, guardate anche il disegno degli animali come interessante, poi lo faccio passare, ve lo guardate con calma. Anche il cavallo gli mostra, incontra la lepre. Guardate la faccia soddisfatta della lepre, che fa veramente fantastica. Ok, incontra la capra, la vacca, è anche didattico a modo suo, sì. Il porco, e poi dopo va dagli esperti, cioè dai mosconi verdi, che gli indicano il colpevole. Lei tutta felice va dal colpevole, si arrampica sulla cuccia e si vendica. Da lì dietro non lo vedete. E voilà. Allora, semplicità assoluta. La semplicità dell'idea va di pari passo con la semplicità del testo e dello studio del libro. Parleremo di composizione. La composizione che cos'è? Come si costruisce un'immagine? Come i vari elementi vanno a costruirla? L'immagine singola. Ogni immagine segue e viene seguita da un'altra immagine. E quindi le varie composizioni devono andare a incastrarsi tra di loro per comporre la composizione finale che è il libro completo. Fondamentale, non esiste una buona immagine senza una buona composizione. I personaggi possono essere bellissimi, la tecnica può essere strepitosa, ma non funziona e non racconta nulla. Se la composizione è sbagliata, non possiamo raccontare nulla. Qui la scelta è quella più semplice in assoluto, come vi dicevo. Fondo bianco e un fondale continuo, cioè questa terra, questa linea di terra verdina che viaggia da una pagina all'altra. Però all'interno di un'impostazione così semplice, guardate come sono dinamici gli animali, come la posizione degli animali crea interesse, diventa affascinante e ci porta ad aver voglia di girare pagina dopo pagina. Perché è vero che è sempre uguale, ma è sempre diverso. Poi, come fare un albo illustrato che funziona? Spesso la semplicità è quella che vince. Questo, non so chi di voi conosca il gatto Milton. Nessuno? Questo è un altro successo mondiale. La serie sarà ormai a 10-12 volumi. È stato anche il testimonial del Museo d'Arte Contemporanea di, non mi ricordo più se Zurigo o Basilea, per dire. Milton, non solo, lui è svizzero, anzi era svizzero perché povero Milton è morto, e infatti è finita la serie,
E in Svizzera è una star e anche lui ha pubblicato in tutto il mondo. E è la semplicità assoluta. Semplicemente, che cosa fa un gatto? Allora, Milton in pensione, c'è Milton dal veterinario, Milton e i corvi, il primo Milton, Milton scappa di casa, insomma, un varia. Chi di voi ha un gatto? Pochi. Ok, allora, comunque più o meno conoscerete tutti i gatti. Guarda nella valigia. Non partiranno senza di me. E si infila nella valigia. Zut, riescono tutte le volte a farmela. Vabbè, miau, 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 miau. Gatteria 20 chilometri. Lui si chiama Milton, ve lo lascerò per 2 settimane. Dove sono? Che cos'è questo? Che cos'è quello? Beh, maglione della padroncina. Che puzza, che rumore, miau, 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 eccetera. Ma da dove saltano fuori tutti questi qua? Orrore, primo giorno passeggiata in gruppo. Va abbastanza male. Il giorno dopo ho diritto a una passeggiata solitaria. Non è così divertente essere solo, dopo tutto. Puff, non mi interessa più nulla. Finalmente mi sono abituato e sono diventato un gatto come tutti gli altri. Parecchio più tardi, ma che cos'è questa voce? Buongiorno, io vengo a riprendere Milton. Ritorno a casa. Questa volta penso che abbiano capito, mai più quella roba là. Allora, semplicità assoluta. E di nuovo la semplicità del testo, dell'idea, si accompagna alla sintesi, alla semplicità dell'illustrazione. Non c'è bisogno di mettere moltissimo. Anche qui l'interpretazione in realtà non è necessaria, perché le abitudini dei gatti sono già abbastanza buffe per chi le conosce, per chi ama i gatti, che non c'è bisogno di molto altro. Per cui sintesi assoluta del segno e capacità però di capire il protagonista, cioè il gatto. Molto semplice. Chi conosce i gatti qua ci trova tutto. E la serie è lunghissima ed è sempre molto azzeccata. Addirittura i primi erano bianco e nero e stop, senza neanche una punta di colore. Allora, di nuovo Wolf Elbruck. Allora, questo è da guardare, ma bisogna farci molta attenzione. Lo conoscete tutti un pochino, Elbruck?
Lui è uno dei grandissimi maestri, premio Andersen, quello danese, insomma, proprio uno dei grandissimi maestri. E dice che lui fin da piccolo aveva in casa molti libri sugli espressionisti e di arte orientale, perché i suoi genitori erano appassionati di questi due tipi di arte. E lui semplicemente dice, piacevano anche a me, così li ho messi insieme. Pensate a quanta differenza ci sia tra un espressionista tedesco, diciamo, da una parte ci metti Hokusai e dall'altra Kirchner. Prova a metterli insieme, lui ci è riuscito. In questo caso, infatti, lo vedete, lavora collage, però c'è anche pittura. Lui fa collage con la pittura e con il disegno a colori, molto difficile. Quindi raggiungere questa sintesi, questa pulizia, questa eleganza non è assolutamente semplice. Allora, la notte. Chi è che ha una bella voce che legge bene? Perché io leggo malissimo. È vero, abbiamo gli attori, dunque, ce n'è uno là. Ok, allora, mostri e leggi. No, mio. Lui, ok. Teresa, il microfono? Odiosi. Ah, ce l'ha già lei. Ok. Grazie. Grazie. La notte. Fons è sveglio. Voglio vedere la notte, pensa. Ma da solo non ha il coraggio. Deve venire pure papà, anche se papà adesso ha molto sonno. Cosa vuoi fare di notte? La notte si dorme. Sta tirando il naso, non so se si vede dietro. I conigli dormono, il fruttivendolo dorme, le rane dormono, la cicogna dorme. Anche lei, la cicogna, per fortuna. Tutti i tuoi amici dormono e anch'io preferirei tornare a letto. Qui c'è uno scimpanzé con l'orologio, è molto simpatico. Di certo la nonna e il nonno dormono già da un bel po'. È buio, non si vede un palmo dal naso. Anche la farmacia è chiusa, per quanto ne so. Di notte non succede proprio niente. Anche le mosche preferiscono dormire, perché nel buio si perdono facilmente. Gli indiani dormono e quindi anche i cowboy. Gli orsi dormono addirittura sia di giorno che di notte. Almeno in inverno. Certo, di notte i pipistrelli stanno svegli. Ma qui da noi non ce ne sono molti, credo. Lo zio Willy comunque dorme e anche la zia Rita. Persino lo spazzino e la signora von Ansten dormono. Beh, lei no. Lei starà lavorando a maglia, dei bei calzini. Ma gli altri dormono tutti quanti. È solo buio. Nient'altro. Grazie. Allora, anche qui vedete, semplicità assoluta. Idea forte, realizzazione impeccabile.
e qui veramente la trovate veramente semplice e geniale. Pochissimo testo, molto, molto semplice, e poi la potenza delle illustrazioni che lo accompagnano. Allora. Allora, questo è un altro classicissimo di Leo Lionni. Allora, lui ha fatto tutta una serie con questi topi, sempre topi diversi, non mi pare che ci sia sempre lo stesso topo. Allora, praticamente sono libri in un certo senso sociali, perché si racconta ai più piccoli utilizzando dei topini. Tra l'altro, topi così belli se ne vedono, così azzeccati se ne vedono pochi. Si racconta la società, insomma. Sono metafore della società degli adulti. Praticamente, in questo caso, i topi decidono di festeggiare un carnevale e quindi di mascherarsi. Allora, aspetta, devo morire. Costruiscono tutti i decori, gli addobbi, eccetera, e poi vanno a festeggiare. E uno dei topi ha la coda verde. Quindi tutti mascherati. Allora, una mattina comparve improvvisamente un topo grande come un elefante, un topo gigante. All'inizio credevano che fosse un topo mascherato da topo, ma quando si accorsero che non aveva nessuna maschera, si spaventarono veramente e fuggirono il più velocemente possibile. Il topo li rincorse, poiché non aveva il peso della maschera, li raggiunse facilmente. «Di che cosa avete paura?» chiese. «Avete dimenticato che cos'è un vero topo?» «Ma tu sei il topo più grande del mondo, un topo gigante», dissero stravolti. Vedete le proporzioni. Il topo rise. «Sciocchezze», disse. «Se vi togliete quelle stupide maschere sarete tutti dei topi giganti». La genialità di questa semplicissima trovata. Timidamente si tolsero le maschere e videro che il topo aveva ragione. Era bello tornare ad essere se stessi, topi veri, senza timori e senza sospetti, ad essere di nuovo felici. Così decisero di costruire un grande fuoco e di bruciare tutte le maschere. «Questo è il nostro carnevale», dissero, quando le maschere divennero cenere e uno spruzzo di scintille colorate riempì il cielo. In pratica, qui si raccontano cose molto semplici. Praticamente le maschere servivano ai topi per sfogare i peggiori istinti. E poi dopo, con questo semplicissimo giochino di capovolgimento del topo gigante, si risolve tutto il problema. Di nuovo, qui abbiamo uno svolgimento abbastanza semplice, abbastanza ovvio, ma il discorso che si fa è importante. Allora, l'illustrazione funziona come paravento. Sembra un'illustrazione del tutto innocente. E voilà, serve invece per raccontare quell'altra storia che è importante. Poi abbiamo... Questo è un libro spagnolo. Questo gioca tutto sul perché
ci sia un pappagallo nella mia fattoria. Allora, a che cosa serve un pappagallo? Questa è la mia fattoria, lì potete trovare maiali, cavalli, galline, pecore, qualche vacca, qualche papero, un cane che si chiama Panfilo, quello che c'è abitualmente in una fattoria. Ma c'è anche un pappagallo. Anche se potrebbe sembrare strano che in una fattoria ci sia un pappagallo, questa fattoria ce l'ha ugualmente ed è anche molto utile. Vive con le galline, non cova le uova come loro, però occupa il suo posto con molta gentilezza e fa in modo di non separarsi mai dal suo nido nemmeno un istante. E avanti così, fa varie cose, caccia via la volpe, insegna a cantare le canzoni dei pirati agli altri animali, sta di vedetta per vedere che non arrivino dei temporali, di notte non mi ricordo più che cosa fa. Quando è notte fa buio, racconta delle storie e tutti sono contenti. Ma perché in questa fattoria c'è un pappagallo? Perché il fattore è un pirata. E salta alla fine. Qui di nuovo molto, molto semplice, guardate come il pappagallo acquista importanza poco per volta. Qui tavola molto, molto grande, un sacco di particolari, lui piccolino lì che potrebbe anche passare inosservato. Inoltre, vedete che lui è rosso e la grafica riprende il gioco. Qui è un po' più grande, ma sempre nascosto dietro il galletto. E finalmente, qui abbiamo il protagonista ben presentato. Pep Bruno, lo scrittore. E Lucie Müllerova, l'illustratrice. Allora, qui abbiamo l'ultimo che ho portato. Ne avrei portati di più, ma viaggiando in treno ho dovuto fare una scelta. Questo è uscito in origine in Francia, ha vinto un sacco di premi, come tutti i libri di Davide Calì. E c'è anche un insetto. Anche qui, storia molto, molto semplice, illustratrice che tra l'altro a me piace anche molto. Sonia Bugaeva o Bugaeva? Bugaeva, ok. Allora, storia di una bambina molto grassa che non vuole andare in piscina. Perché tutti la prendono in giro, la chiamano Marilena la balena, in francese era Marlène Baleine, che suona anche meglio, però insomma. E schizza tutta l'acqua quando si tuffa, Marilena è una balena, Marilena è una balena, e via dicendo. E qui comincia con l'interpretazione più personale, vedete, parte molto, molto semplice piano e man mano che si va avanti l'interpretazione dell'illustratrice si fa più evidente. Allora, quando l'ora è finita, dopo che tutti l'hanno presa in giro, ha fatto schizzare l'acqua fino sul soffitto e via dicendo, quando l'ora è finita il maestro di nuoto la chiama: cosa c'è Marilena, non ti piace nuotare? No. Perché? Perché non ci riesco, sono troppo pesante. Oh, ma non lo sei affatto, ti senti pesante, perché tu pensi pesante. Cosa vuol dire?
Noi siamo quello che pensiamo di essere. Credi che gli uccelli per volare o i pesci per nuotare pensino pesante? Certo che no. E vedete, qui li accompagnano un pesce e un uccellaccio. Però è interessante anche la scelta, che non è banale. Ci poteva essere un bel pesciolino rosso piuttosto che un altro pesciolino carino. Invece ha scelto una coda di rospo, insomma, una rana pescatrice. No, credo che sia un pesce da fondale, molto più controllato, pure carnivoro. pesce rana, credo. Sì, la coda di rospo, tipo quella che si mangia. Sì, ha la particolarità di quella lucetta che essendo da fondale però, riesce a illuminarsi. Con l'occhio bulboso, è brutto, grasso, insomma, sì. Cioè, ci sta bene. E anche qui poteva scegliere un airone, o qua invece è una specie di marabù, di nuovo un uccellaccio piuttosto brutto. Voilà. E qui comincia proprio il dispiegarsi della... Che idea buffa, si dice Marilena, ci proverò, e sotto la doccia fredda comincia a pensare caldo. Caldo, caldissimo, caldo tropicale. Impara a superare le sue paure, perché quando torna a casa incontra sempre un tizio che le fa paura, allora si sente, decide di pensare grande, si sente grande e via dicendo. Adesso qui non mi ricordo. Durante la settimana Marilena continua a fare come ha detto il maestro di nuoto. Pensa canguro, pensa statua, pensa coniglio, pensa sole radioso e funziona. Riesce a saltare nell'ora di ginnastica, riesce a non sentire la puntura del vaccino, riesce a mangiare le carote alla mensa, riesce a farsi notare da Valentino che per la prima volta le sorride. E voilà, fino a che... si tuffa e voilà. Marilena sa quello che pensa Betty, che non avrà mai il coraggio di tuffarsi da così in alto, ma sale lo stesso sul trampolino, guarda l'acqua e pensa fortissimo, balena, anzi meglio, super balena. Fine. Di nuovo molto molto semplice. E qui appunto, come mi ho detto, comincia in maniera piana, ci presenta il personaggio, in questo caso nel frontespizio, poi parleremo anche di come è fatto un libro, quali sono le parti che lo compongono, in modo da poi dopo potersi permettere di non presentarcela di nuovo all'inizio e di giocare su delle inquadrature più ampie, addirittura qua ci fa entrare nel libro vero e proprio di spalle, come se entrassimo dietro il protagonista in scena. Appunto, semplice, e poi dopo comincia, quando lei comincia a pensare, comincia a cambiare il suo modo di ragionare, anche le illustrazioni cambiano. Qualche domanda? Adesso li faccio passare, magari li mettiamo da una parte e tre dall'altra. Prego. E 13. Allora, nessuna domanda? Sì. La mia curiosità è riguardo a come comprate i libri. Prima Francesca, se non sbaglio, aveva detto che lei comprava i libri per la bellezza delle illustrazioni, e ammetto che... Non più, però, non sempre. Infatti ho detto comprava. E devo dire che anch'io, mutuata dall'illustrazione, e dal fumetto, se non mi piace come è illustrato o disegnato, faccio fatica a comprarlo. Ma tu come compri i libri? Cosa ti attira? Vai e li leggi quando sei in libreria? No, devo dire la verità,
di solito più mi interessa di più la parte dell'illustrazione, insomma. Spesso i testi li scopro dopo. Oppure, beh, ci sono libri che appunto, come alcuni di questi, sono dei super classici, dunque vai a colpo sicuro, perché di Milton ho quasi tutta la serie, però lì ci diventa anche una collezione, perché... poi spesso capita che magari scopri anche un bravo scrittore, allora quando lo... magari per caso, perché hai comprato un libro perché ti piacciono le illustrazioni, trovi lui e scopri lui e poi dopo ti vai a cercare magari anche qualche altro libro perché ti è piaciuto il testo. In generale comunque quello che fa o non fa vendere un libro, che ti fa o non fa vedere un libro, è la copertina. Ne parleremo anche di questo. La copertina è fondamentale, quella che va studiata meglio. A maggior ragione adesso che molti libri si comprano online e che quindi devi colpire alla prima occasione, non ne hai una seconda. Quindi fondamentale la copertina è quello che... Comunque anche quando vai in libreria che ti fa prendere in mano un libro o piuttosto te lo fa scartare immediatamente, quindi... Comunque anche la veste grafica della copertina è importante, un libro è bene che funzioni in tutti i suoi... Perché comunque una bella illustrazione con una pessima grafica ti leva già gran parte della voglia che avevi di, non dico di comprarlo, ma anche solo di sfogliarlo. Così come una brutta rilegatura, della brutta carta... mi fanno passare immediatamente la voglia. Ci sono quei libri che hanno quelle carte sottili sottili che a me subito mi passa tutta la poesia. Qualche altra domanda? Sì. Te ne faccio tre, tutte e tre insieme. Ok. Una è, in genere ti commissionano sempre le storie, le scegli tu, conosci degli scrittori insieme, avete dei soggetti che volete affrontare, li propone la casa editrice, come funziona? Un'altra è, quando quindi hai questo testo, che ti sia stato commissionato oppure che tu scegli in qualche modo, da dove parti? Dal protagonista? È la prima cosa che illustri? E terza domanda, leggevo di una compagnia teatrale che si occupa di teatro per ragazzi di Torino che aveva fatto questo esperimento una volta di far scrivere a dei bambini i propri desideri, le proprie paure, l'avevano fatto su una serie di tematiche e poi avevano chiesto agli illustratori di illustrare questi pensieri bambini. Mi sembrava una riflessione interessante perché in genere si scrivono libri per bambini, ma è difficile, cioè loro dicevano era difficile, o comunque per molti illustratori era la prima volta che illustravano un pensiero bambino, cioè scritto da un bambino che l'illustratore andava ad illustrare. Quindi hai mai illustrato qualcosa scritto da un bambino? Ok, allora cominciamo dalla prima... Tutte e tre le possibilità. Capita che mi venga proposto un testo da uno scrittore che insieme, se mi piace, lo si proponga a un editore. Capita che sia un editore che mi propone un testo. Capita che si stabilisca magari a tavolino quale potrebbe essere un testo che mi interessa. È capitato uno dei libri, si è costruito praticamente così, durante una riunione memorabile nel giardino dello studio di Orecchia Cerbo. Eravamo tutti lì, io, lo scrittore e tutta la redazione, ed è stata una roba, peccato non averlo registrato perché sarebbe stato veramente... Brainstorming. Sì, ma fantastico, in due ore si è fatto il libro, poi chiaramente... C'è stato da rifilare, da tagliare, cucire, aggiustare e via dicendo, però è nato così ed è stato veramente strepitoso. Quindi le possibilità sono varie. A volte magari lo scrittore che mi chiede, senti che c'hai voglia di illustrare, cosa... Questo ve lo racconterà anche Manuela Salvi, perché con lei abbiamo sempre lavorato così. Quando lavoravo con lei, effettivamente... ci
parlavamo molto di quello che avremmo avuto voglia da una parte di scrivere e dall'altra di illustrare. Le storie nascevano un po' così, ma ve lo farete poi raccontare meglio da lei. Quindi può andare in un modo o in un altro. La seconda domanda era? Il protagonista, se la prima cosa che illustri. Guarda, quando... dipende un po' dal caso. Quando lavoravo su progetti miei, no. Quando lavori su commissione, la prima cosa che presenti sono i personaggi, quindi anche se magari avresti voglia piuttosto o bisogno di lavorare sulle ambientazioni o su, non lo so, magari i personaggi di contorno per arrivare dopo, in un secondo tempo, a studiare il protagonista, la prima cosa che bisogna presentare a un editore in genere, quando hai firmato un contratto, sono i personaggi protagonisti, che sono la prima cosa che deve essere approvata. E dunque, sì, obbligatoriamente sì. La terza domanda era? Quello dell'illustrare qualcosa che venga dai bambini. Sì. Allora, a me è capitato uno dei primissimi libri che era legato a un concorso che avevo vinto, e poi dopo... c'era un concorso tra le scuole della provincia di, non mi ricordo se Treviso piuttosto che Venezia, che le varie classi scrivevano una fiaba che poi dopo ne veniva scelta una e diventava il testo di questo libro. E lì purtroppo ci si sentiva un po' troppo la mano della maestra, quindi non era molto divertente. D'altra parte credo che i bambini si illustrino molto bene da sé, credo che non abbiano un gran bisogno di illustratori per illustrare i loro pensieri. Sicuramente sarebbe divertente, anche se poi gli scrittori sarebbero molto critici, avrebbero molto da ridire in maniera, credo, poco diplomatica sui risultati, quindi rischioso, molto rischioso. Prego. Io farei una pausa, siamo a metà mattinata.